Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video su Guardian Tales. Me lo avete chiesto, la verità è questa. Io ne avevo fatto uno, dico, boh, ne faccio uno, sto a posto. Mi avete chiesto di portarne ancora e quindi adesso andiamo un po' a esaminare un po' più nel dettaglio alcune delle funzionalità del gioco che piano piano ho cominciato a comprendere anche un pochettino meglio. Ma prima di andare avanti vi invito a iscrivervi, azionare la campanella e seguirmi anche su Twitch, se no non vi arrivano le notifiche, anche così sembra che non vi arrivino, perché però non provarci, ecco, quindi mi supporterete anche a alla grande in questa maniera. Guardian Tales, vi ricordo che c'è il primo episodio, lo trovate anche con le mie pull fortunate su in alto a destra in questo video, e siamo andati un po' avanti. Un po' avanti che, come vedete, ha portato a cose differenti, anche alla costruzione, come vedete qui, tanto qua sta volando, vabbè, alla costruzione del mio villaggetto, quindi con i personaggi che ho cominciato ad accumulare tra le varie storie e le pool che sono presenti nel mio villaggio, che mi donano il loro amore, ma al contempo che hanno bisogno di, insomma, di roba. Hanno bisogno di, come potete vedere, di divertimenti. In alto a sinistra c'è il dado dei divertimenti, bevande e cibo. E questi ultimi mi generano degli introiti, dei soldi. Quindi c'è una parte gestionale. In questa parte gestionale io poi appunto riesco... Punti anima al completo, ok, ho i punti anima al completo, quindi devo assolutamente o costruire qualcos'altro o evolvere altre cose. Per dire, in questo caso ad esempio mi sblocco l'albero strano, e abbiamo addirittura rimosso l'albero strano, così io posso riaccumulare l'amore dei miei, come si dice, dei miei sovrintendenti, dei miei personaggini. Tanto me ne danno veramente tantissimo. Sono di nuovo a tappo, benissimo, è il momento di fare degli upgrade di alcune delle nostre strutture o costruire di nuove. Per dirvi, io adesso potrei fare una pasticceria. La possiamo fare così incrementiamo gli alimenti. Potrei fare, per quanto riguarda le bevande, un negozio di frullati. Ok, e potrei fare... Non sto seguendo una linea. Potrei fare una sala giochi, carini, le varie strutture veramente fighe. E quindi ci mettiamo a costruire incrementando, vedete, anche il livello della loro felicità. Che deve andare in pari passo anche con l'aumento, nel senso che arriveranno sempre più... Arriveranno sempre più personaggi, tanto qua miglioriamo, possiamo anche guardare il video per migliorare, per fare più in fretta, e arriveranno più personaggi e questi ultimi desidereranno e vorranno sempre più robe. Quindi insomma, per starci dietro bisogna anche fare gli upgrade di questi luoghi. Abbiamo due operai, quindi possono lavorare due operai alla volta, possiamo velocizzare, eccetera, eccetera. Poi vabbè, qua abbiamo la tombola, che l'altra volta non vi avevo fatto vedere, vi avevo fatto vedere un po' velocemente, dove appunto noi possiamo fare le nostre tombole e in base ai numeri che otteniamo dovremo poi avere l'opportunità di ottenere, vedete, forse ciò che abbiamo in riga. Martello che ci serve per potenziare le armi, tanto qua prendiamo i soldini, e direi che possiamo anche procedere con altri aspetti, del titolo. Allora, nella parte eroe sono andato molto avanti, nel senso che nella parte eroe ho sbloccato un po' di eroi, tra cui quei famosi eroi che avevate visto nella pool precedente, di cui appunto lei è probabilmente il personaggio più bello che io abbia trovato, ovvero Tinia. Per tutto c'ha anche, insomma, davanti, siamo capiti. E le ho trovato anche l'arma, come vedete l'ho livellata, l'ho portata al 35, che è il massimo che mi consente adesso il mio mondo. Ma potrei anche fare il risveglio. Questo risveglio è una specie di sferografia alla Final Fantasy, che di fatto ci permette di andare a potenziare in maniera permanente delle statistiche passive dei personaggi. Per dirvi, io in questo momento, adesso io per fare più, non mi ricordo come si fa ad andare più nello... è così, zoomo, ma per zoomare in avanti, ecco, una cosa che non mi ricordo. Ah, ok, l'ho trovato. E per dirvi, adesso noi potremmo sbloccare, per dire, con i materiali giusti che io in questo momento non possiedo, per esempio questi, l'attacco, lo 0.4 permanente se io ho questi materiali consumabili. Quindi lo andiamo a fare e andiamo a potenziare le parti che ancora non ho potenziato. Ho cercato di massimizzare, come vedete, quello che avevo e quello che potevo all'inizio, andando sulle abilità più grosse che potevo. Ad esempio questo non posso perché ho finito i cristallini rossi, quindi che sono anche di una materia più alta, e quindi non posso andare su quel circolo più esterno, mentre sui blu non dovrebbe esserci, credo, più un problema. Infatti possiamo aumentare ancora ulteriormente la difesa e andare avanti. Questo può essere fatto di tanti di tutti i personaggi, e le pietre risveglianti per l'appunto ci permettono, vedete, in base al loro rank, di andare a risvegliare quelle statistiche. Inoltre c'è l'evoluzione dell'eroe. L'evoluzione dell'eroe in base ai frammentini che troviamo di questo eroe, che in questo momento non vedete perché sono sotto di me, ma ne ho 11 su 40, abbiamo l'opportunità di incrementare e di vedere come sarà il risultato finale. E inoltre, incrementandole, abbiamo delle abilità che aumentano.
con la loro evoluzione, oltre che le statistiche. Inoltre possiamo vedere compra pietra evolutiva, volendo noi potremmo comprarle anche in modo tale da rendere il tutto più rapido. Quindi vediamo, in base alla nostra, ai nostri frammenti, questi qua possiamo comprare delle pietre evolutive. Oltretutto abbiamo dei box pietre evolutive di vari elementi. Tutto qua di risorse dovrei avere gratuito, infatti i miei oretti li prendiamo. E poi il sotterraneo dell'evoluzione, dove ci dice: ok, la vuoi evolvere, devi andarti a spaccare in questo sotterraneo. Infatti vedete che lei ha il suo simbolino in questo. Pietra evolutiva, arciere danzante. Quindi noi vorremmo dire che dobbiamo fare questo tipo di sotterraneo tot volte. Chiaramente aumentano anche la quantità di media di pietre evolutive man mano che si va avanti nel gioco. Io in questo caso, per dirti, se volessi aumentare altri personaggi, dovrei andare nel sotterraneo corrispondente all'elemento. Io posso entrare, ad esempio, in questo caso, e facciamone una. Una che può essere fatta anche in automatico, anche se non è automatica che tu schiacci questa, la fai immediatamente, ma semplicemente combatteranno in modo automatico. Tanto vi faccio vedere anche i personaggi come sono diventati. Diventati un po' grossini. Anche se i danni, come potete vedere, nonostante l'arma sia al 43, il personaggio sia al 35, non è che siano così, così immensi. Ed è questo che mi spaventa un po', ed è quello che mi avete detto in tanti sotto i commenti. Mi avete detto: guarda Zerga, che dopo, però stai attento perché diventa il gioco molto, molto demanding e serve comprare per andare veramente avanti. Altri invece mi hanno detto... hanno avuto delle sensazioni opposte, mi hanno detto delle cose opposte, mi hanno detto: guarda, in verità io sono totalmente free to play e ho tutto. Quindi non saprei onestamente in questi casi a chi dare retta. Sono comunque delle cose che sono chiaramente a esperienza personale, e credo anche a differenza della fortuna dei pool, insomma ci sono un po' di aspetti. Io personalmente ho il presentimento che diventi un po' paywall a un certo punto, però per ora mi sto ancora divertendo, soprattutto per le storielle che ci vengono date a livello di trama. Come vedete, io devo finire entro un determinato tempo, e la barretta ce lo dice, per avere le ricompense maggiori. Quindi momento di rushare, di dare tutto. Infatti abbiamo rushato, l'abbiamo one shotato, perché abbiamo usato tutte le abilità possibili. In questa maniera avremo la ricompensa, ci verranno date, vedete. E non ho beccato, ne ho beccata solo una purtroppo, della pietra evolutiva arciere. Ne avrei volute di più, però intanto comunque accumulo anche delle altre. Possiamo riprovare, abbiamo ottenuto XP e bla bla bla. Quindi questa era una parte che non vi avevo fatto vedere l'altra volta, ovvero la parte dei sotterranei. Adesso andiamo a vedere anche le crepe, andiamo a vedere anche la torre. Quindi andiamo a vedere degli aspetti, delle modalità diverse. Per Switch e per mobile questo gioco ha dei livelli di step differenti, e me l'avete fatto notare tutti, me l'avete vedete qua: sotterraneo del risveglio, risorse, sotterraneo dell'abilità, sotterraneo individuale, sotterraneo della riduzione del danno. Insomma, in base ai sotterranei che andiamo ci sono degli elementi che vengono prediletti o meno, e da quelli nella crepa, questa era la crepa, però appunto andiamo a ottenere materiali per i nostri personaggi. Nella torre invece, benvenuti Capesso Cubus, mi manca questa, guardate che intanto la guardo, ha un evento. Con le missioni evento, ok. 100 punti ottenuti, benissimo. Il caffè succubus. Abbiamo 13 giorni, eroi punti solo per eventi nella crepa. Ah, ok. Vai a vedere le missioni evento. Queste missioni possono essere completate una volta al giorno. Vabbè, riceviamo tutto, poi le andiamo a completare in modo tale da avere punti evento. Oh, delle sfide. Abbiamo ottenuto un botto di roba. Principianti, queste ci servono, le pietre evolutive. Le giornaliere, prendiamo. Sono un po' lento. Col touchscreen del Switch è molto più rapido. Comunque, vi stavo dicendo prima che su mobile il gioco è più avanti. Ci sono più personaggi, sono più fasi di gioco. Mentre per Switch, che è più recente, ci sono un pochino meno personaggi. E la fase di gioco non è ancora arrivata a quella attuale del mobile. Però, comunque, secondo me è la piattaforma più adeguata per poterlo giocare. Ma quanti progressi faccio? Tutti gli eroi, ok, benissimo. Abbiamo questa sfida qua, le avevo praticamente ignorate finora. In base a tutti gli eroi che ho ottenuto, mi dà 50 diamantini. Ma che eroi? Ho 40 eroi. Ok, scusate, ho fatto troppo. Ok, questa invece è la torre. La torre
ha dei livelli della torre, quindi come potete vedere che ne ho fatti alcuni, superando i livelli della torre e andando avanti si sbloccano delle ricompense. E sono una specie di, chiamiamolo Abyss per chi ha giocato a Genshin, per chi gioca più a Genshin, ma ci sono tanti altri giochi che hanno delle meccaniche simili. E sono anche con dei piccoli stratagemmini, cioè nel senso non è solo mena mena mena, non hai il tempo, ma hai anche dei piccoli puzzle ambientali e delle cose da fare, come potete vedere, come in questo caso. Ok, come ad esempio adesso devo fare tutto entro il tempo limite, quindi riuscire a sbloccarli. Ed è tutto sommato divertente, dico la verità. Io mi ci sto trovando. Ok, qua. Ok. Ah, ma mi sa che. Ok, questa devo un attimo capirla. Perché questa si spegne subito? Ah, quella si spegne subito. Quindi devo trovare quelle che durano di più. Così. Ok. C'era anche la time, l'ho convinto in altro modo. Non leggo, non guardo. Concentrato a farmi le cose. Una volta superata, per l'appunto, avremo la ricompensa di questo piano e andremo a quella dopo. Questa è tutta roba side, quindi a parte la questione delle vostre avventure, dei mondi, che hanno diversi mondi, diverse avventure al loro interno con personaggi che potete ottenere. Gratuitamente, chiaramente, non solo con le pool, non solo pagando, e che fanno parte comunque delle sfide, come avevo visto prima, e vi danno anche dei materiali utili. In questo caso, ad esempio, ho superato un altro pezzo della torre, poi mi dedicherò per dirvi alla torre. Un'altra cosa, oltre ai capitoli del mondo, vedete, la foresta di Canterbury è stata la prima, con varie difficoltà. Mi manca una missione, maledizione, ma è una missione che non posso finire, perché è una missione che va fatta negli altri mondi. L'ha fatta pigra, vedete? Devo fare la leggenda dell'Hyper, lei vuole dei fumetti, che l'ho fatta nel mondo 2, ma devo fare una missione del mondo 3 e una missione del mondo 5. Quindi finché non arriva a quelle non avrò la possibilità di finire questa missione, quindi non mi darà quel personaggio. Inoltre ci sono, ho sbloccato le storie parallele e le storielle. Sono per appunto storie parallele carinissime, che avremo l'opportunità poi di fare nel momento in cui se ne sbloccherà una. Ora adesso vedete che mi dice è impossibile entrare in questo momento, perché supera la missione avventura, bisogna superare delle missioni, ma ad esempio le storielle invece le posso fare. Dipende chiaramente da il livello di progressione che avete. Inoltre andiamo a vedere il capitolo adesso in cui siamo noi, che è il regno di Titan, dove c'è stata un'invasione e noi piano piano stiamo andando avanti nella sua esplorazione. Per quanto riguarda invece gli eroi, che ora andremo a vedere, ho sbloccato effettivamente un botto di roba. Ora, nello scorso video avevate visto praticamente le pulcole importanti, ma mi mancava la vampira maledetta, che aveva una quest che faceva troppo ridere, troppo troppo ridere, e ne ho sbloccati altri qua andando avanti nelle missioni di vari gradi, di vari livelli. In questo momento sto giocando di fatto quelli che ho di rank più alto, quindi la mia super rara 3 stelle Tinia, la mia altra super rara che è Lin, anche se non ho un'arma purtroppo da darle, le ho dato l'arma più forte che avevo in questo momento. E sto continuando a giocare il mio cavaliere iniziale, che ho oltretutto fatto aumentare di rarità, che era 1, l'ho fatto aumentare a 3, poiché ho la sua, non è una sua arma, ma ho quest'arma rara, che è la 5 stelle, che chiamavo 5 stelle prestigio, che effettivamente mi permette di fare un botto di danni. La sua evoluzione eroe non è così difficile, infatti poi la riusciremo a fare. Possibile anche aumentare il limite del personaggio, però in questo momento non è fattibile, perché l'abilità limite è solo per gli eroi con 5 stelle. Quindi se io dovessi andare, per dirvi, da lei e facessi abilità limite, non lo posso fare perché non ha le 5 stelle, ma ne ha solo 3. Quindi quello bisogna aumentarlo e bisogna evolverlo. Quindi per ora sto giocando questo team qua. Non ho healer, non ho tank, ci sono i vari ruoli, come potete vedere, in base ai simbolini che hanno in basso a sinistra, arcieri, melee, supporti, poi ci sono anche gli scudi, credo di averne solo una con gli scudi, eccola qua, lei con gli scudi, quindi in questo momento sto giocando questo team qua, però posso giocarne fino a 4, ma devo andare avanti con l'esplorazione. Qua non posso inoltre mettere dell'altro di nuovo, posso mettere solo roba vecchia, però io faccio un level up del market, e quindi evolvo. Ci vogliono 9 minuti, chiaramente ci vorrà più o meno tempo, bla bla bla.
Avventura, andiamo avanti col mondo 2. E nel mondo 2 dovevo andare qua, che era una quest parallela, che ho sbloccato. Rachel, quella dei pirati, mi fa troppo ridere, poverina. Andremo a prendere la pirata, che è una brava crista, che però voleva unirsi ai pirati. Ma questi non sono veri pirati, questi qua sono dei farabutti e basta. E lei voleva andare per mare, ma vedi com'è triste, infatti. E loro depredano, fanno gli sciacalli nella gente in guerra. Siamo stati seguiti, potrebbe essere un guaio. Che qualcuno vada a sbarazzarsi di loro. Ma ucciderli? Sì, come ricompensa potrei pescare per prima nel bottino. Capitano, mi occupo io di loro. Rachel, non mi aspettavo che ti offrissi. Hai una possibilità, vai, perché lei vuole salvarli. Degnarsi. Cioè, lei non è cattiva. Sì, va bene. Lei non li sparerà mai. Mai li sparerà. Infatti, cioè, è il classico personaggino che cerca di salvare la situazione, vedete. Se li spavento magari li faccio scappare, poverina. Vattene prima di farti del male. Sì, lei poverina è tutta bravina. A me mi mette in crisi sta roba. Ah, adesso ho il potere di tirare le bombe. Quindi posso prendere le bombe autonomamente e le posso tirare e farle esplodere. Quindi non serve più che le mettiamo, come si dice, ma le mettiamo in le accendiamo, ecco. Allora, questa non mi vuol far passare. Se io faccio... l'unico modo per me è questo. Faccio così, faccio uno, le parlo. Lei se ne va. Ok, quindi accendiamo. Ultimo avviso, va bene. Pulsante 1, pulsante 2. Ma in verità semplicemente ne dovevamo mettere questo qui. Mi sa che ho sbagliato. Sì, ma credo sia aggiustabile. Credo che sia una cosa fissabile. Sì, esatto. Basta che faccia in sta maniera. A me, vi dico la verità, questo è un giochino di quelli che per ora, che non ci ho speso niente, continua tanto a divertirmi. Nel senso, è leggero, mi spaventa un po' l'endgame, come vi dicevo, però per ora è simpaticissimo, fa tanti riferimenti a tanti giochi. Ci ha bloccato, ce l'ha fatta. Queste casse sono pile di esplosivo. Sai cosa significa? Te lo innesco, ti farai in mille pezzi. Quindi dimmi che te ne andrai e ti lascerò andare. E così a cavolo. Dobbiamo salvare i bambini. Poi possiamo fare le scelte, per l'appunto, di buoni o cattivi. Oh, non sto scherzando, lo innesco veramente. Pensi che stia bluffando? Allora ti faccio vedere. Non dico male, è davvero esplosivo. Dai, dimmi che te ne andrai. Dobbiamo salvare i bambini. Non hai paura di morire? Allora che testa dura, fai, devi uscire di lì, adesso spingi. E qua c'è anche tipo il quick time event. È fantastica sta cosina qua. Ok, ci siamo salvati, era veramente esplosivo, ma è pazza. Ma è pazza, Rachel, ho sbagliato. Tu, vuoi davvero morire? È proprio da stupidi, lo sai? Scusati. Non mi hai fatto niente di male, in realtà sei eccezionale. Vieni qui a rischiare la vita per salvare i bambini. Anch'io volevo intraprendere le avventure da pirata. Le cose che non ho fatto con l'equipaggio, depredare villaggi e fare dal mare alla gente. Questo vuol dire essere un pirata? Un pirata deve essere coraggioso. Un pirata deve essere coraggioso. Sì! È impazzita. È il pirata che volevo essere. Rubare e capire non fanno per la Rosa Cremisi, ma aiutare i bambini sì. Sono la donna che diventerà il re di pirati. One Piece. Presto, andiamo a salvare i bambini. Ah, lei viene con noi adesso, è il quarto membro. Minchia, vi spacchiamo. Allora. Oh mamma. Ok. Come faccio qui? Proviamo. Ma non passerò mai di lì. È dato un momento. Ma non è che tipo... Ok. Ho trovato... Ho fatto giusto, secondo voi? No. Aspettate un attimo. Proviamo così. E invece sì, era così. Ok. Vabbè, qua li maciullo. Cioè, proprio... In più siamo in quattro. Cioè, li stiamo... Ho notato però, ecco, che... single play... Cioè, da solo il personaggio singolo può fare fino a una certa. Ora aspettiamo che Rachel si sbarazzi dei guardiani. Vogliamo via da questo postaccio. Ale...
Sei matta? Che fortuna, capitano. Ti spiace spiegare, non mi hai mai usato tradirci, vero? Puntami un'altra pistola. Ne ho abbastanza dal vostro bullismo. Non è quello per cui ho firmato. Liberate i bambini, se è quello che vuoi. Vieni a dormire coi pesci. Vabbè, vi massacro, ragazzi. Vi massacro totalmente. È un po' overpowered. È solo riscaldamento. Rece il capitano vero. La Rosa Cremisi ci ha salvato. Ah, ora gli si creerà un nome. Abbiamo fame. Andiamo a casa. Vi accompagnerò a casa. Pirateria. Pirateria dolce. Siamo tutti bene. Lei è quella che ha rapito i bambini. Lei è quella che ci ha salvato. Meno male. Da grande voglio essere una pirata come te. E andiamo a dormire con i liberati bambini. Andiamo a dormire con i pesci. Come facciamo a diventare un pirata? Vuoi diventare un pirata? Ricorda, sempre coraggiosi. Ma è carinissima questa cosa. Questa cosa è davvero carina. Ok, non stiamo perdendo nulla. Abbiamo finito, dovremmo aver concluso tutto. Aspetta! Si unisce a noi sicuro. Non ti ho ancora ringraziato, ho viaggiato con Barba Grigia, ma sento di aver appena iniziato la mia vera avventura. È tutto grazie a te, lo apprezzo. Hai detto di essere in viaggio, giusto? Per diventare un vero pirata ti servono dei buoni amici. E col fucile ogni volta. Allora cosa mi dici? Mi porti con te? Sali a bordo, Rachel. Bene, abbiamo sbloccato Rachel. Carina Rachel. Diventerà la regina dei pirati. Mi piace. Ok. Con gli occhi. E le ha fatto la carta con gli occhi luccicosi di lei, tipo indemoniata. Con gli occhi a stellina. E voilà. E abbiamo completato anche questa parte. Me l'ha fatto ridere tanto. E niente, direi che le grosse meccaniche. Ora al di là, ora vi faccio vedere giusto ancora il level up delle armi, che ancora quello non l'abbiamo visto. E vediamo se riusciamo anche a pullare. Ma di fatto, a parte la gilda, che non l'ho ancora vista, controllata e provata, che magari potrebbe essere il motivo di un terzo video, se vi va. E il level up delle armi, che vi faccio invece vedere adesso. Un attimino. Dettagli, tipo quest'arma qua, no? Se volessi potenziarla, la voglio potenziare. Però per potenziarla dovrei, tipo, vedete, abilità al limite, cambio opzioni. Quindi qua abbiamo dei cambi opzioni minore. Vabbè, questa è un'altra cosa. L'evoluzione, al massimo dell'evoluzione, evoluzione misteriosa. Questa è un'altra cosa che devo ancora un attimino studiarmi. Ma per quanto riguarda... No, ho sbagliato. Ok, aggiungiamo al gruppo. Allora, per potenziare l'arma io qua vado ad aggiungere chiaramente dei materiali, che possono essere quelli generici come i martelli, oppure armi più specifiche, come ad esempio, vedete, armi da più o meno stelle. Chiaramente quelle più rare io direi che non è il caso di andarle a provare. Lei può equipaggiare solo determinati tipi di armi, tipo le spade a mano. Peccato perché ho i fucili di Gesù. Però vabbè, quello è un altro discorso. E se io la volessi potenziare adesso, per dirvi, potrei usare un martello di questi qua di livello 10 e farle fare un livello in più. Addirittura qua c'è un cestino. Questo è un cestino. Ma lol. O tipo magari me le filtro per rarità e mi prendo come potenziamento quelle proprio scarsissime di livello 1. Quindi mi metto qua e mi metto, insomma, a bruciarmi tutte queste. Non fa manco un livello, però noi le potenziamo. Il fabbro, che oltretutto conoscere il fabbro è stato divertentissimo, ci fa il level up utilizzando i vecchi materiali. Scegli spada dorata o martello rompilimite come materiale. Ecco, spada dorata è probabilmente anche un materiale che io sto usando in maniera impropria. Cambio opzioni e blocco opzioni sono disponibili solo con l'equipaggiamento di grado 5. Possiamo cambiare le opzioni, quindi tipo chance di critico oppure PF. Ah, possiamo scegliere il bonus. L'evoluzione della spada dorata, se dovessimo avere... Ah, evoluzione.
Se l'evoluzione funziona, il livello di equipaggiamento aumenta. Ah, io posso evolverla così secca? Con 110 costa tantissimo, non lo faccio. Poi c'è evoluzione misteriosa. Invece questo non l'ho mai fatto. E aumenta le probabilità di successo in base alle armi che andiamo a mettere. Ok. Ma io proverei 100%. Evoluzione misteriosa automatica. No, evoluzione misteriosa. Proviamo. Sì. Vediamo cosa succede. Ho fatto un disastro. Cestino di Halloween. Ho fatto un disastro. Perché ora lei non avrà più quell'arma lì. Ho fatto un casino. Bene, mi sono bruciato probabilmente un'arma. Vabbè. Però non dovrebbe essere un problema perché lei ha questa. Lei li togliamo a lei l'arma. Le mettiamo questa. E possiamo equipaggiare quella che Lin con quello che avevo prima. Sì, ok, non l'avevo mai provata e va bene così. Ne mettiamo questa per l'appunto. Equipaggiamo. E non cambia assolutamente nulla. Questa è la spada. Potrebbe mettere spada e scudo. Poi vabbè, ci sono i vari equipaggiamenti che si possono potenziare anche quelli. Le varie carte, i vari tarocchi. Com'è il suo secondo... No, mi piace di più la prima illustrazione. Devo ancora sbloccare, e questa è purtroppo la dura verità, il Colosseum e il multiplayer. Sì, facciamo, probabilmente faremo un altro video dove andremo a vedere quando sbloccherò sia il Colosseum sia il multiplayer. Mi sembra oggettivamente la cosa più sensata. Se a voi interessa, ditemelo nei commenti se vi interessa, se vi fa piacere. Io chiaramente lo sto giocando per conto mio, non è sponsorizzato né niente, è una roba che faccio for fun perché mi diverte. Però, insomma, mi farebbe piacere saperlo. Tanto mi sbatto anche un attimino per la questione gilda e... anche se non so se voglio fare una nuova gilda. Ma sì, la facciamo. Però non ci starò tanto dietro, ve lo dico, cioè, solo così per il meme. La Zerga, la chiamiamo la Zerga Gilda, perché io sapete che ho una fantasia veramente incredibile. Descrizione, ben arrivato. Giochiamo a Guardian Tales, una roba così proprio. Tipo di Gilda, privata. Così almeno diventa una cosa un po' più privé, non arrivano le valanghe. E più che altro così non diamo pretese. Come? Ah, mi apre. Non mi dà mica. Oh. Oh, questa è una cosa molto figa. Questa è una cosa molto bella. Al di là della chat e tutto. Vieni a rifornirti. Ne parliamo nel prossimo video. Sì, ne parliamo nel prossimo video. Va bene. Ciao ragazzi, io vi ringrazio. Vi auguro una buona serata. Grazie, Set of Zerga. Ciao belli.